Approfittando del sonno dell'ultimo giovane rimasto in casa, la donna è scappata da una finestra e dopo aver scavalcato un cancello si è diretta probabilmente, quindi presumiamo, verso la via Tiberina, dove è stata raccolta da un automobilista di passaggio che l'ha portata verso Roma città. Bisogna dire un particolare importantissimo, che la donna prima di scappare ha portato via dall'appartamento un cellulare che apparteneva ad uno dei quattro soggetti. Questo cellulare, come ben capirete, nel momento in cui la donna si è presentata in questi uffici, ci è stato utilissimo per il prosieguo di tutta l'attività, in quanto era intestato ad uno di questi soggetti, e proprio l'intestazione di questa scheda ci ha portato nel comune di Riano, dove abbiamo localizzato l'appartamento in cui si sarebbe consumata la presunta violenza.